Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con l'immancabile weekly del sabato mattina, il video in cui facciamo il punto sulla settimana appena trascorsa e ci affacciamo a quella che verrà. E sono particolarmente devastato questa settimana perché è stata, lo so che lo dico tutte le settimane, ma è stata effettivamente una settimana fuori di testa, ma tipo oltre ogni limite. Perché al di là dei problemi di YouTube, che insomma avete senz'altro seguito se state su Instagram, insomma lì mi sono lasciato un po' andare in settimana. Specialmente in un paio di momenti in cui non funzionava effettivamente nulla, perché questa settimana credo per il passaggio alla nuova dashboard interna per i creatori stanno facendo un po' di macello, tanto per cambiare, e quindi non funzionava niente. Non riuscivo a mettere i sondaggi, tant'è che quello di Subnautica è saltato, non riuscivo a pubblicare, non sono partiti i feed, c'è stato un crollo verticale delle views sul canale. Insomma, sono stati dei giorni veramente piacevoli in cui diciamo che io e il calendario siamo stati molto molto a stretto contatto. Però non tutto è stato così terribile, perché appunto, come ben sapete, ho avviato una collaborazione con Nvidia, il che mi ha fatto particolarmente piacere, e ci tengo in questa occasione a ringraziare il mio amico Giulio, che mi è stato vicino durante questi giorni, perché devo confessare che io non sono solito mettere le mani dentro ai computer, cioè io ho sempre comprato PC assemblati. Me li facevo fare su commissione. Non ho mai. L'unica cosa che avevo fatto prima di 2 giorni fa, cioè anzi prima di ieri, era cambiare un hard disk o pulirli. Non avevo mai cambiato una scheda video. E metterci, cioè maneggiare un RTX, sapendo che ne vadeva questo video, tutti i video della settimana, cioè ho fatto questo cambio di scheda con il terrore di fare un macello, di distruggere tutto e di mandare all'aria il canale per i giorni a venire. Fortunatamente sembra sia andato tutto bene e il merito appunto è del mio amico Giulio, che ringrazio dal profondo del mio cuore, perché senza di lui starei ancora lì a cercare di capire dov'è il pulsante per sganciare la vecchia scheda. Vabbè. Comunque, che dire, poi settimana intensa anche da un punto di vista proprio relazionale sul canale, perché c'è stata la polemicona di Anthem, che è stata piacevolissima, perché come sempre, insomma, ogni qualvolta si tocca un gioco particolarmente popolare, particolarmente atteso, ci si ritrova sommersi da: sei cambiato, non sei più quello di una volta, adesso ti sei venduto, lo fai solo per le views, tutto il copione che si recita a memoria ogni qualvolta qualcuno supera una certa soglia di iscritti, in automatico scatta il: ecco, adesso ti sei venduto perché non sei più quello con 10 iscritti, ecco. Io ci ho fatto il callo, sebbene alcune volte ti cadano le braccia e tutto quello che può accadere a un uomo. Per cui, diciamo che, insomma, però, adesso, a parte tutto, mi sono fatto anche grasse risate, perché fortunatamente gran parte della community è sana e ragiona, e di conseguenza sa bene che persona io sia, e insomma, che poi è paradossale perché quando si parlava di God of War, di Red Dead, tutti a dirmi: ah, sei venduto perché parli bene. Adesso ho parlato male di Fallout ai tempi, o di Anthem, ma è male poi, ho evidenziato i limiti. Ah, tu parli male di questi giochi solamente perché. Ma che. Vabbè. Comunque, poi è stata la settimana di Kingdom Hearts. Settimana di Kingdom Hearts, suggellata da una splendida collaborazione con il mio amico Seb, in quel video meraviglioso, insomma, non tanto perché sia sul mio canale, ma perché lo ha realizzato in gran parte il mio amico Seb, a livello di editing, e l'ho trovato una meraviglia totale, insomma, me l'avete confermato anche parecchi di voi, insomma, per me è stato veramente bello poter pubblicare un contenuto del genere, perché insomma. Quante volte sto dicendo insomma? Perché era un qualcosa che volevo fare da un po' e ci sono riuscito e credo sia venuto fuori veramente un gran bel lavoro. Sebbene appunto sia capitato nei giorni in cui YouTube stava andando un po' per cavoli suoi, per cui è arrivato a un quarto delle persone che speravo l'avrebbero visto, ma insomma, tanto sta lì, la gente lo sa, voi lo sapete, insomma, per cui andrà bene. Poi è stata una settimana in cui ci sono state le mie prime due interviste, una su Playgames e una su Pond. Quella su Playgames è un po' più generica, insomma, vi lascio entrambi in descrizione. Una su Pond, che è un piccolo sito
sito di eSports in cui dei ragazzi molto promettenti appunto cercano di ritagliarsi un po' più spazio nel mondo degli eSports. Insomma, mi ha fatto particolarmente piacere partecipare a entrambe queste attività, una per il discorso appunto eSports, quindi dedicato interamente a FIFA, l'altra più sulla vita del canale, e i ragazzi di Play Games sono stati meravigliosi, mi sono veramente è stato bello poter condividere un po' il percorso fatto, ripercorrere anche alcune cose grazie alle domande che mi hanno fatto. Insomma, è stata una bella soddisfazione, perché per quanto riguarda questo tipo di attività non avevo mai fatto attività di quel tipo e non avevo mai rilasciato interviste, l'avevo sempre fatte fino ad oggi, mai rilasciate, insomma, per cui è stata un'esperienza bella, per cui ci tengo veramente a ringraziare voi, perché lo so che può sembrare una frase fatta, grazie a voi, no, in realtà è una cosa concreta, perché sia il discorso di queste interviste sia il discorso di Nvidia è un qualcosa che io sto raccogliendo, perché si nota la splendida community che c'è dietro. Cioè, uno dei punti focali ogni volta, molto spesso quando mi confronto con aziende varie, è che spicca la community, spicca l'atmosfera che si respira qui dentro, spicca il fatto che appunto si percepisce grande supporto nei miei confronti, si percepisce grande partecipazione a quelle che sono le attività del canale. Questo è qualcosa che non si può fingere, non si può creare ad arte, non si può costruire, bisogna averlo. E noi lo abbiamo, fortunatamente, per cui è un qualcosa che mi rende veramente fiero, orgoglioso di tutto quello che è il percorso che stiamo facendo tutti quanti insieme, di cui vi sono veramente tanto tanto grato. Poi, passando alle cose un po' più così banalotte, c'è il discorso di Change. Allora, Change è uno scopriamo che vi è piaciuto, tornerà, ma tornerà in italiano, perché insomma lo sviluppatore, che tra l'altro ringrazio per essersi palesato durante lo scopriamo, ha detto che sta arrivando in italiano, per cui il secondo episodio ve lo farò quando è tradotto. A più senso aspettare un attimo, me lo tengo in caldo, me lo sono segnato appunto che così sarà. Subnautica sto valutando un po' cosa fare, perché appunto io non ho giocato al primo, l'avevo iniziato con voi pochi giorni prima che uscisse Below Zero e non so concretamente che cosa fare. So che è un gioco abbastanza duraturo, me l'avete confermato anche voi, per cui penso o di andare avanti parallelamente con entrambi o non lo so, valuteremo insomma che cosa fare. Per il discorso Kingdom Hearts ci ritorno un attimo, non credo che faremo una serie perché è tipo la cosa più complicata del mondo portarlo su YouTube, per cui sto andando avanti, io vi farò sapere una recensione a breve. E tra l'altro, parlando di recensione, arriverà a brevissimo anche quella di Resident Evil 2 che stiamo portando avanti sul canale con Elisa, una serie che andava fatta alla faccia di YouTube, alla faccia di tutto quello che non funziona qui sulla piattaforma. Ce ne freghiamo e la portiamo avanti, perché è una di quelle serie che appunto vanno fatte, cioè ogni tanto capi, come è stato per Gris, insomma delle cose che devono essere compiute per far sì che il canale abbia quello che insomma, ma anche per divertirci un po' insieme, insomma serie ne facciamo poche con questa cosa che YouTube tende un po' ad affossarle, alcune volte non è stato possibile, però con giochi così lineari, così belli, non te puoi tirare indietro, per cui lo faremo. E per cui ragazzi, la settimana prossima ci avviamo verso qualcosa di molto molto intrigante, perché andremo avanti con i Q&A, domani ne arriva uno in cui sarò da solo, poi ce ne sarà un altro penso con Elisa. Insomma, ormai ne faremo una settimana, visto che vi è piaciuta molto l'idea e mi dà anche uno spunto per parlare di tante tante cose, per dirvi. In quello di domani parleremo di balbuzie, che è un qualcosa che è un tema che, insomma, che mi sta particolarmente a cuore, perché balbuziente lo sono in parte ancora adesso, anche se ci ho una parlata abbastanza spinta in alcuni momenti, però di base lo sarei, teoricamente. Per cui, insomma, come vedrete poi domani ci saranno tantissimi temi potenziali e vi invito a suscitarne nuovi, di nuovi, perché ci potremmo fare video a parte, ci potremmo fare appunto dei Q&A, tante cose che si possono costruire lentamente. E tra l'altro noto con piacere che iniziano a copiarci anche i format un po' a destra e a manca, e so che appunto me l'avete fatto notare anche voi, che caso strano, appena iniziamo a fare una cosa noi iniziano pure gli altri, stiamo diventando proprio degli influencer. Allora, però insomma, a parte tutto, le idee sono nell'aria, come si suol dire, il primo che le coglie è colui che è più fortunato. Ad ogni modo, a parte
Voglio dire, si è visto tutto il contrario di tutto sulla piattaforma, per cui niente, tante idee, tante cose in divenire, perché ce ne sono anche tante altre, che verranno, e il discorso tech spero di portarlo avanti ancora di più, perché credo appunto che questa collaborazione con Nvidia aprirà le porte anche a tante altre cose, me lo auguro perché so che tra di voi ci sono tanti che vorrebbero che il canale si aprisse anche al discorso tech, io per primo, insomma, non vi nego che è un tipo di mondo che mi affascina, un tipo di mondo che potrebbe anche permettermi di migliorare la mia attrezzatura senza dover sborsare soldi in prima persona, il che, come vi dico sempre, è un qualcosa di molto utile, vista le oscillazioni qua su YouTube. Un mese va bene, un mese va malissimo. Per cui niente, ragazzi, io a questo punto vi rinnovo i ringraziamenti veramente, veramente, veramente tanto. Veramente tanto, perché è stata una settimana in cui, se non avessi avuto voi a supportarmi, soprattutto mentalmente, sarebbe stato complicato. Per cui un grazie a tutti quanti, un grazie ai ragazzi abbonati, un grazie ai ragazzi che mi danno una mano giornalmente, un grazie ai ragazzi del gruppo Facebook, dei gruppi Facebook, che insomma mi regalano sempre un sorriso a tutte le ore del giorno, e un grazie a tutti quanti quelli che trascorrono anche un secondo del loro tempo a guardare le mie follie qua sul canale, perché vi devo veramente tutto quello che sta arrivando e tutto quello che arriverà. Per cui un abbraccione a tutti, buon weekend, nonostante il tempo non sia favorevole apparentemente da nessuna parte in Italia, e ci vediamo tra poco per altre cose. Ci sono un sacco di cose oggi, c'è un video su Kingdom Hearts, andatevelo a vedere, in cui ne parliamo, però in maniera così insolita. Ciao ragazzi!